Ciao raga, bentornati nel canale. Lo vedete il tempaccio dietro di me? Ultimamente non ho molta voglia di collaborare ed è per questo che faccio fatica a portarvi video con bei paesaggi, bei posti. E però, siccome è giovedì alle 18, per noi è come per i credenti la santa messa della domenica, oggi ne approfitto per rispondere a qualche vostra domanda a tema gravel, visto che siamo in gravel. Cioè, non so se rendo, ma se entriamo in quelle valli lì per fare il giro, io penso che ti servono boccaglio e pinne per uscire. Qua dai, si sta anche un po' schiarendo, i cani abbaiano sempre perché ci sono i miei video e sono contenti di vederli. Nel frattempo, ad alcuni di voi, questo posto dovrebbe ricordare qualcosa, la gara di Vidor che ho fatto qui il 12 marzo. Posto preferito, perché questa è la gara che mi piace di più della Veneto Cup. Anche se, vabbè, il tempo non è benissimo. Però dai, ci facciamo un giretto nel percorso se riesco. Con questo è un po' più tecnico. E dentro al bosco di Vidor iniziamo con le domande. Dunque, la ricompreresti? Assolutamente sì. Questa bici qui mi sta veramente facendo scoprire il bello e soprattutto il non agonismo di questo sport. È una bici che tu ci sali sopra, cominci a pedalare e non ti invoglia a fare fatica, a dire mi metto là e spingo. Cosa che invece mi viene quando vado via in mountain bike o in bici da strada. Probabilmente è anche dato dal fatto che quelle sono bici top di gamma, le senti correre e ti viene ancora più voglia di correre. Questa qui invece, essendo una entry level, forse per questo motivo ti... non so, ti toglie un po' questa cosa, che però in realtà è positiva e mi piace molto, quindi decisamente sì, la ricomprerei. Come la inserisco nella preparazione? Molto semplice. Quando non ho tabelle, quando non ho giri particolari da fare, non vado a correre né niente, la prendo su in tranquillità, scarico, non ho voglia di fare asfalto, benissimo, gravel, la prendo, mi infilo dentro una strada bianca qualsiasi, come questa in questo caso, e si sta da Dio, fuori dal traffico, no problemi di macchine, nessun problema, ti diverti, la bici scorre, fai sentieri, fai un pelo di asfalto, stai da Dio, oppure anche nei lunghi, perché no, perché non sarebbe mica un problema, attenzione Poccia, anche nei lunghi non sarebbe un problema inserirla. Quella però devi avere un po' la compagnia giusta, secondo me, perché fare un lungo da solo nelle mie zone con questa bici forse mi sento di dire che non ha molto senso in effetti. Quanto pesa? Pesa circa 10 kg, qualcosa meno rispetto a una bici top di gamma. Chiaramente, come ho già detto, è tutta un'altra cosa, è molto pesante. In realtà, dalle sensazioni che si hanno con le ruote scorrevoli, non è male, non è male, ci si può tranquillamente divertire, anche perché da quello che mi hanno detto, io non ho ancora programmato qualcosa di particolare e di tipicamente da gravel, tipo viaggi, cose così. Però essendo una bici alla quale ci attacchi borse, viaggi, parafanghi, 10.000 portaborracce, chilo più, chilo in meno, ragazzi, cioè io credo che non faccia neanche molta differenza. Quindi se dovete acquistare una gravel, io vi consiglio di non pensare più di tanto al peso, perché alla fine è tutto relativo. Guardate nel frattempo che posticino per rispondere alle vostre domande sul letto del Piave. Non c'è niente. E che sensazioni mi dà questa bici? È una bici con la quale effettivamente ti puoi molto divertire, ho già detto. È molto scorrevole, sicuramente da viaggio va bene rispetto a una bici come la mountain bike che non scorre, o rispetto a una bici da strada che è molto rigida e se devi fare un pezzo in sterrato hai il terrore che tu possa bucare, che tu possa rompere un cerchio, un raggio, e sinceramente è un po' pesante sta cosa. Questa qui la posso usare, come ho detto prima, per fare uno scarico, posso farmi qualche bella strada bianca, divertirmi senza pensieri, posso veramente prenderla su e dire vado là. Riesce ad andare dappertutto abbastanza agilmente, chiaramente ha i suoi limiti, però non li ho ancora trovati i limiti sinceramente, perché sono riuscito a fare dei sentieri anche abbastanza incazzati, diciamo.
Ok, ora basta gravel, passiamo a delle domande un po' diverse e una anche un po' ignorante. Farò gare di e-bike? Molto probabilmente sì. C'era una cosa molto interessante in ballo anche. Dovevo andare a fare il giro E, a dir la verità. Però ci sono stati dei problemi e purtroppo non ho potuto andare. Secondo me sarebbe stata un'esperienza molto molto bella e è andata così. Però la prossima tappa è il campionato italiano di e-bike, cross country. E qui userò la bici di mia mamma se me la presta. E quindi bisogna vedere più quello che altro. Secondo me può essere molto molto interessante. L'avevo già detto, sicuramente sarà una bella esperienza se potrò farla. Lo faranno presumibilmente il venerdì prima del campionato italiano, tra virgolette, di bici normali. Lo fanno di solito sì il venerdì e la domenica. Vediamo se faccio l'abbinata e-bike, bici con la Spark, insomma. Vediamo. Deciderò strada facendo in base anche a quello che mi offrirà il destino, diciamo. Watt in soglia, watt per chilo e watt di picco. Bella domanda, non li so neanche io, devo fare il test a giorni, quindi non ve lo so dire. Avevo messo in trasparenza tutti i miei dati nel video del test, ve lo lascio qui sopra se volete andarvelo a vedere. Però è stato a novembre, era proprio il primo appena dopo la pausa, quindi non si vede nulla di molto interessante, ecco, la mettiamo così. Chiudiamo il video con la domanda di Andrea: che differenza c'è tra brioche e croissant? Faccio rispondere un'altra persona al posto mio. Non la so, dito a me. Bene ragazzi, mi dispiace che non stiate vedendo qualche bel video come quelli che piace fare a me, di qualche giro, di qualche bella gara così, però lo vedete, no? Lo vedete il tempo. Non si presta molto ai video, rischierei di perdere più che altro tempo e il meteo fa tanto nei video, Ragazzi, da me e la gravel è tutto, spero di avervi tolto qualche dubbio e che comunque il video vi sia interessato. Se è così, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, arriveranno presto nuovi video e più belli, spero. Quindi dai, alla prossima e buone pedalate. Ciao ragazzi.